Ciao a tutti ragazzi, o meglio Maker. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti sul canale. Oggi unboxing importante, primo sul mio canale. Bel pacco da 15 kg. Ho fatto una fatica bestia a portarlo di sotto, ma adesso scopriamo cosa c'è dentro. Armiamoci di cutter. È enorme sto pacco. Il pacco è importante, si fa fatica quasi a maneggiare. Ah, non c'è più nella pelle. È enorme! Quasi un mesetto fa, la mia Anetta 8, parliamo di stampante 3D, se avete visto questo video sapete che la uso spesso per lavoro, mi si è rotta e ho deciso di passare alle armi pesanti. Ho comprato un Anycubic Kiron, che è una delle più grandi sul mercato. Questa stampa 40x40 di piatto e 45 d'altezza, invece la Net stampava 22x22x24. Tiriamola fuori perché non vedo l'ora. Pesa 15 kg la macchina nel suo complesso. L'ho pagata 300 euro perché l'ho comprata su AliExpress tramite, quando fanno tipo Black Friday loro. Andiamo a tirarla fuori. È pesantissima. Guardate che piano di stampa che ha. Questo è il piano di stampa Ultra Base di Anycubic, che ha l'esclusiva. Praticamente è un piatto dove dicono che non c'è bisogno di... Madonna mia, è ingestibile. Dicevo, piatto Ultra Base, che è una prerogativa delle Anycubic, praticamente ha questa pellicola forata che dicono che non c'è bisogno di lacca o di innastrare il piano. Sono molto curioso di provarlo. Anche questo, apriamo tutto quanto. Abituati a quella di prima, questa è veramente mastodontica come stampante. Tutta bene fissata con delle belle fascettone, vale, così non si possa rompere. Cioè, sapevo che era grande, ma non così tanto. Quindi, ci hanno riportato un po' le temperature per i piatti, ABS, nylon, PETG, TPU. Questo lo conserverò. Questo è il piatto che vi dicevo. Vedete, non so se si vede, ma è leggermente traforato. Sembra, è praticamente un piano di vetro con una pellicola ruvida sopra, in modo che così il materiale si aderisca bene. Adesso vi presento quello che c'è oltre la stampante nella scatola, perché non ho mai visto una dotazione di base così grande. Allora, nella dotazione base abbiamo un chilo di PLA, il cavo dati, una spatola per staccare i pezzi, il cavo d'alimentazione, un paio di guanti in nitrile, un hot end intero, nuovo, il sensore per il livellamento, la classica chiavetta USB con SD, un set di chiavi tra cui tronchesine, set di chiavi a brugola, due chiavi inglesi, un micro cacciavite e un paio di pinzette. Il manuale di uso e manutenzione, diciamo, una tessera per il servizio clienti, il certificato di costruzione dove c'è scritto mese, anno e giorno. Questo ve lo faccio vedere meglio. C'è scritto quando è stata fatta, il 22/9/2019. Come fornitura di base è veramente tantissima roba. Vabbè, leviamo il cavo dati e l'alimentazione, che è quel ce n'è di base. Possiamo togliere anche il PLA, dai, che tanto bene o male tutte le stampanti ce l'hanno. Ma il resto, ci sono anche delle robe inutili come i guanti, che cavolo li uso. Ma sono sorpreso della spatola, perché non mi era mai capitato di trovare una stampante che te la desse. Ma soprattutto dell'hot end completo,
con sensori e riscaldatori, che veramente penso sia veramente comodo. Io spero che questo breve video vi sia piaciuto dell'unboxing. Il prossimo video tratteremo il montaggio e andremo a livellarla. Perché ho letto che è un po' complicato, un po' brigoso, lo scopriremo insieme comunque. Grazie di tutto, grazie per il vostro tempo e noi ci vediamo, come sempre, settimana prossima.